Ciao a tutti, benvenuti su DPCAMI, io sono Daniele. L'altro giorno sono stato ad arrampicare con amici e a fine giornata è arrivato il meritatissimo momento di una bella birra ghiacciata. Uno di loro, super convinto, ha cominciato a raccontarci che la birra è perfetta dopo l'allenamento o l'arrampicata, come nel nostro caso. È piena di sali minerali, ti aiuta a recuperare, aiuta a reidratarsi e contiene anche antiossidanti naturali. Ma sarà vero? Molti studi scientifici, alcuni dei quali vi metto il link qui sotto in descrizione, dicono che l'alcol presente nella birra non la rende la bevanda ideale da assumere nel post allenamento o nel post arrampicata. Quindi oggi voglio in questo video raccontarvi un pochino le verità sulla birra e sempre su Instagram ho raccolto delle domande che andrò a leggere qui di fronte ho il computer. Andiamo a leggere un po' di domande che mi sono state poste su Instagram. E cerco di rispondere in diretta. E cerco di rispondere a queste domande rifacendomi agli studi scientifici pubblicati, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, soprattutto una meta-analisi che non è altro che una pubblicazione che va a prendere tutte le pubblicazioni scientifiche riguardanti un singolo argomento, in questo caso il consumo di birra nel post-allenamento, e cerco di rispondere rifacendomi appunto a questa meta-analisi. La prima domanda è: quali sono gli effetti sulla reidratazione e sulla performance della birra? E in questo caso bisogna rispondere che quasi tutti gli studi hanno dimostrato che l'alcol presente nella birra ha un effetto diuretico, quindi aumenta la perdita di liquidi, il che ritarda ancora di più la reidratazione nel post allenamento. Quindi se noi ci stiamo bevendo una bella birrozza ghiacciata credendo di reidratarci, così non è, a causa dell'alcol contenuto. Più è alto il grado alcolico della birra, più è alto l'effetto diuretico, quindi più facilita la perdita di liquidi. E infatti, se ci pensate, spesso e volentieri, quando ci beviamo una bella birra, poco dopo dobbiamo andare in bagno a fare la pipì. E qui ecco che viene ritardato il reintegro di liquidi. Quindi, se la stai bevendo credendo di reidratarti, in realtà potresti ottenere l'effetto opposto. Per quanto riguarda la performance, anche qui quasi tutti gli studi dimostrano che se ci beviamo della birra, anche qui sempre se più è alto il grado alcolico, peggiori sono gli effetti. Se ce la beviamo prima o durante un'attività fisica, l'effetto dell'alcol viene aumentato notevolmente. Se ce la beviamo invece nel post allenamento, sempre l'alcol contenuto va a ritardare la sintesi proteica che serve alla riparazione muscolare e anche qui recuperiamo meno da un punto di vista muscolare. Quindi, se è un consumo di birra, diciamo ogni tanto ci beviamo una birra, non succede assolutamente nulla. In maniera cronica, al di là di tutti una serie di altri problemi che può dare l'alcol, anche qui la sintesi proteica viene ridotta e può avere delle influenze anche da un punto di vista proprio di forza e di performance muscolare. La birra è senza dubbio buonissima e bersene una in compagnia non è altro che un piacere. Ma questo non significa attribuirle qualità e caratteristiche che non possiede. È arrivata sempre un'altra domanda, sempre sulla prestazione sportiva su Instagram, e anche qui dico qualcosina in più allora rispetto al consumo di birra. Ovviamente il consumo di alcol va a compromettere le capacità motorie e di coordinazione, oltre che dei riflessi. Quindi anche qui, se la stiamo assumendo nel post allenamento, non ci sono grossi problemi, a patto che sia moderato il consumo di birra. Se invece la stiamo assumendo prima dell'allenamento o durante l'allenamento, ecco, questi effetti possono avere invece un forte impatto sulla prestazione sportiva. Un'altra domanda che invece è arrivata questa volta interessante, e qui invece ci può essere assolutamente un beneficio della birra, sono gli aspetti psicologici e sociali. La birra, esattamente, poi se ci piace la birra bene, ma potrebbe essere un bicchiere di vino, così come una qualsiasi altra bevanda, aiuta a socializzare, a rimanere insieme, soprattutto nel post allenamento, si chiacchiera con gli amici, si parla di blocchi, di vie, di tiri appena fatti, si insultano i tracciatori che non sono riusciti a tracciare bei blocchi o i tiri sono troppo morfologici, come sempre, e quindi ha questo effetto assolutamente socializzante e può avere un impatto psicologico assolutamente benefico.
Così però la birra, come tante altre bevande, quelle che ci piace bere, se ci piace bere l'acqua con un po' di limone e del ghiaccio, adesso che fa caldo, anche questa può tranquillamente avere un effetto socializzante. Rispondo anche a un'altra domanda che invece per quanto riguarda se il consumo di birra può portare anche a dei risvolti, diciamo, fisiologici. Sì, nella meta-analisi di cui trovate il link qui sotto si parla proprio di lattato. Per noi arrampicatori il lattato è importantissimo perché quando ci ghisiamo, ci acciaiamo negli avambracci è proprio causato da una produzione di lattato e il consumo di alcol nel post allenamento si è visto che ritarda la rimetabolizzazione di questo lattato per ritrasformarlo in glucosio e per eliminare anche degli altri metaboliti, diciamo, nocivi per la prestazione sportiva che si vengono a creare quando stiamo arrampicando. Quindi sì, la birra potrebbe ritardare questa metabolizzazione del lattato presente nel nostro sangue. Inoltre l'alcol interferisce con la sintesi proteica che è fondamentale per il recupero muscolare post allenamento. Se questo processo viene rallentato, i tuoi muscoli non recupereranno come dovrebbero, il che può compromettere il recupero e le tue performance future. Un'altra domanda è se la birra può avere dei benefici. Abbiamo già detto del discorso della socializzazione, ce n'è un altro che invece è per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni respiratorie. Qui nella meta-analisi che ho di fronte dice che il consumo regolare di birra, però questa volta non alcolica, quindi il problema rimane sempre solo il discorso alcol, che è ricca di polifenoli, potrebbe ridurre l'incidenza di infezioni respiratorie durante il periodo di allenamento intenso. Quindi sì, i polifenoli che sono antiossidanti e antinfiammatori naturali possono avere questi benefici, ma è sempre il solito problema. Se noi li assumiamo tramite la birra alcolica, ecco che questo effetto invece va un po' a disperdersi. I polifenoli contenuti nella birra sono noti per essere sostanze antinfiammatorie e antiossidanti naturali. Tuttavia, le quantità contenute nella birra potrebbero non essere assolutamente sufficienti per apportare dei benefici alla salute. Una birra ogni tanto non fa assolutamente male, ma è giusto sapere che se stiamo assumendo la birra credendo di assumere sali minerali, di facilitare la reidratazione o il recupero muscolare, così non è. Dobbiamo goderci la nostra birretta in compagnia, ma senza credere che i sali minerali contenuti, i polifenoli contenuti siano sufficienti per apportare alcuni benefici o senza credere che bevendo birra il nostro recupero muscolare, così come la nostra reidratazione, possano averne dei benefici. Ce la dobbiamo bere e gustare in compagnia, giusto per il piacere di stare tra amici. Ultima domanda che affrontiamo qui oggi nel video, poi se vi vengono in mente delle altre domande, scrivetemele qui sotto nei commenti e magari farò dei post su Instagram brevi per rispondere alle vostre domande, sempre sul consumo di birra nel post allenamento o durante la giornata di arrampicata. Questa ha a che fare con il contenuto di elettroliti e di sali minerali presenti nella birra. In realtà la birra contiene veramente poco sodio e poco potassio, quindi pochi elettroliti che in realtà sono importanti per evitare la formazione di crampi. Quindi fondamentalmente anche qui ci sono delle altre bevande idratanti che contengono sali minerali studiate appositamente per andare a reintrodurre, quindi sono dei veri e propri integratori di questi sali minerali, che sono le bevande isotoniche, che sono quelle consigliate nel post allenamento. Addirittura nella meta-analisi consigliano di aggiungere un po' di sale nella birra, alcuni studi lo hanno fatto, ma immagino che possa avere un impatto notevole sul sapore e sul gusto della birra, quindi non vi consiglio assolutamente di rovinare una birra mettendoci del sale da cucina dentro. Se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, a commentare qui sotto. Ti ricordo anche che sono presente su Instagram, vienimi a trovare anche lì, sempre DP Climbing, dove pubblico quasi quotidianamente dei video dedicati sempre solo all'allenamento e alla tecnica dell'arrampicata sportiva. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi auguro una buona arrampicata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!